Bravi. Buonasera. Buonasera Presidente. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Sono veramente onorata. No, sono anche un po' emozionata perché è la prima volta che intervisto un Presidente del Consiglio. Sei emozionata? Sì, un po'. Non importa. Un po'. È passato. Sì. Stiamo calmi, va bene. Stiamo tranquilli. Grazie. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Insomma, tutto il tempo. C'è tutto il tempo. Sì. Senta, le volevo fare questa prima domanda, no? Perché lei è molto originale come politico, ma a chi si è ispirato? Quali sono, non so, i suoi maestri? Pensavo De Gasperi o Segni, oppure Segni, Don Sturzo. Però le devo confessare, sì, che già da ragazzo, quando cominciavo a fare la politica, un simbolo più di altri mi aveva colpito e ispirato. Quale? Il semaforo. Il semaforo? Il semaforo. Sotto il semaforo tutte le macchine corrono, hanno fretta, devono andare, devono scappare, fanno le corna al finestrino, si agitano, si muovono e lui fermo, tranquillo, governa in mezzo alla strada, la situazione sotto controllo, capito. Nessuno lo muove, immobile, il semaforo. Semaforo. Ma da lei una luce verde, una rossa, sì, non si muove. Tranquillo. Tranquillo. Ma volevo dire, Maddalena lo sapeva quando l'ha scelta come leader che lei era un semaforo? Semaforo, no, non lo sapeva. Non sapeva. D'Alema era un momento di grande difficoltà, cercava qualcuno che lo potesse portare a vincere le elezioni e guardava nella nebbia, ha visto queste luci colorate, questo rosso, questo verde e ha pensato, ecco, una macchina da corsa che mi può portare a vincere le elezioni, la prendo, la compro, ci salgo sopra e invece era salito sopra un semaforo che è rimasto lì, fermo, non si è mosso di un metro, immobile. Sì, adesso se ne è accorto D'Alema che lei è un semaforo, è mi scusi. L'ho pregato. Ah sì, ecco. No, perché lei fa un sacco di gaffe, diciamo, su tutto, politica estera, tasse, pensioni. Lei è un po' arrabbiato, vorrebbe scaricarla, diciamoci la verità. Pensava di controllarmi come un burattino e invece l'ho pregato, mi sono scappato di mano. Ho io il potere e lo esercito. Guarda. Che fa? È l'ultima volta per te, numero uno. Hai sbagliato per l'ultima volta. Che ha fatto? Ha lanciato un missile. Ho lanciato un missile. Come c'è spaventato. È passato. Il missile è passato. Sì. Siamo molto seri. Ma come ha fatto lei, un uomo di centro, a mettersi d'accordo con Bertinotti? Ma cosa vi accomuna? Io e Bertinotti abbiamo molti punti di convergenza politica molto seri. Sì. Bertinotti vuole avere la maggioranza fregandosene di governare, io invece voglio governare fregandomene della maggioranza. Se questa maggioranza non va bene, la cambiamo, ne mettiamo un'altra, metto Bossi al posto di Berlusconi, non c'è problema. Ma che dice? Scusi, ma l'importante è restare al governo. Oh, ma non può fare così, non si l'importante può cambiare. L'importante è governare, noi dobbiamo dare prova di grande fermezza. Ho capito. E io sono fermo, immobile, non faccio una mossa e andrò avanti così. Un semaforo, abbiamo capito. Come sì, un semaforo. Ecco, però lei deve rendere conto ai suoi elettori dell'Ulivo, mi scusi. No, questo è un problema di D'Alema. D'Alema deve rispondere a un 21% che l'ha votato. Io non esisto, nessuno mi ha votato, non piace a nessuno, sto sul culo a tutti. Nessuno mi voterebbe mai, sto antipatico anche a mia moglie, non mi voterebbe mai. Sto qui perché mi ha messo D'Alema e quindi non ho problemi, ho il potere e lo esercito. Hai sbagliato per l'ultima volta, no, numero 4. No, Dio, lo rifà. Ha lanciato un altro. Un altro missile. Ci è spaventato. È passato. Sì, siamo qui. Ha spaventato, sì. Cos'è, alzo il cagnolino. Carino. Senta. Buona, c'è la televisione. Che razza è questa? Vabbè. Senta, lei un anno fa ha fatto, oh, è buona, pericoloso, buona, un sacco di promesse, ha detto che non avrebbe messo nuove tasse, che poi non ci sarebbe stata la manovrina, continua a rimandare il problema delle frequenze televisive, c'è non tempo. Parliamo delle pensioni. C'è tempo, c'è tempo. Ma come c'è tempo? Non parliamo delle pensioni, no. Non ne parliamo, no. C'è tempo. No, dico, non tempo. Parliamo nel senso, ma certo, dice che lei ha sbagliato tutti i conti e se non ritocca le pensioni non andiamo in Europa. Insomma, lei un anno fa ha fatto delle promesse. Bene, quelle erano promesse di un anno fa. Com'è? È vero? Appunto.
Ora è passato un anno, dobbiamo fare delle promesse nuove. Più posti di lavoro. Lei per esempio che segno è? Ma che c'entra, Toro? Toro, vedo per il Toro quest'anno veramente molto bene. Avrai amore. Avrai, se hai problemi col tuo partner, li risolverai. Grazie. Lavoro 4 palle, denaro 5 palle, sì. Avrai il tuo posto di lavoro. Vabbè. E niente tasse, sì. Per l'amico. Grazie, del Grazie, Presidente. Ma, insomma, voglio dire, la vedo molto tranquilla. Ma come fa? Noi siamo sempre sull'orlo della crisi. Il governo sta sempre in crisi. Ma lei non teme per il suo futuro politico? Io non ho alcun futuro politico. Ah, ecco. Io non sono un politico. Io non ho un passato politico. Io non esistevo. Si, mi ha inventato D'Alema, mi ha tirato fuori, chissà da dove mi ha preso, io non esisto, io sono morto nel 1974 in un incidente stradale, molto brutto, ma però non l'ho detto a nessuno. Ma come fa a stare? Oggi ho il 4. Ho capito, ma allora che cos'è veramente lei? Bene, io sono soprattutto un buon democristiano, che sa lottare fra la vita e la morte senza dover offendere né l'una né l'altra. Ma è tremendo, ma bisognerà seppellirla. Certo. Ma forse bisognerà dire qualche parola, fare una funzione. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Io oggi faccio il saluto. E guarda, va tutto molto bene. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Ho visto.